Ben ritrovati con la rassegna stampa in studio con voi Rosario Moreno. Conti alla Camera, 17 settembre l'Italia presenterà il suo recovery plan, più investimenti pubblici in gioco, la coesione sociale dell'Unione Europea. Informativa del Presidente del Consiglio alla Camera in vista del Consiglio Europeo di venerdì. In Unione Europea posizioni ancora distanti, ma ora basta compromessi, dice al ribasso, e le risorse non vengano tagliate, serve coesione di tutto il Paese per non perdere la sfida. Lega e Fratelli d'Italia fuori dall'aula, ma mandano i capigruppo a parlare. Forza Italia invece dice facciamo il piano di riforme insieme. Unione Europea, Molinari e Conti dicono non assisteremo a questo spettacolo immondo e la Lega abbandona la Camera, Fratelli d'Italia assente. Mentre il gruppo di Fratelli d'Italia per proteste era assente durante l'informativa di Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio europeo, in aula c'era soltanto Vanda Ferro che ha preso la parola per il partito di Giorgia Meloni. La Lega ha abbandonato la Camera dopo l'intervento del proprio capogruppo Riccardo Molinari. Dicono non assisteremo a questo spettacolo immondo, l'ha detto l'esponente del Carroccio. Da avvocato del popolo è diventato il commissario liquidatore degli italiani, ha detto. Industria, l'Istat dice in aprile fatturato diminuito del 47% rispetto allo stesso mese 2019, per il tessile invece meno 78%, mezzi di trasporto a meno 73%. Rispetto a marzo il calo per il fatturato è del 29,4% e per gli ordinativi del 32,2%. Sono i peggiori risultati per entrambe le serie storiche che partono dal 2000. Crolla sia il mercato interno sia quello estero. Sole 24 ore, chiesta alla CIG per Covid con taglio degli stipendi del 25%, redazione in sciopero nel giorno di bonomi agli stati generali. Secondo l'editore Confindustria è necessario tutelare il conto economico dell'azienda, impattato dalla contrazione dei ricavi per effetto della pandemia. La rappresentanza dei giornalisti ha detto che è inaccettabile sul piano sindacale e inapplicabile su quello organizzativo, comprometterebbe la realizzazione di prodotti che iniziano a produrre ricavi alternativi. Toscana, il governatore Rossi indagato per gara regionale del trasporto pubblico locale, accuse ridicole, ha detto esposto di chi ha perso. Tutto nasce dall'esposto di Mobit, consorzio che comprende gli attuali gestori del TPL, che si è rivolto anche al Consiglio di Stato, che gli ha dato torto. Presidente dice aspetto il momento giusto per procedere a querelare i calunniatori. Notizie da Napoli e dalla Campania, regionali Campania 2020 e De Magistris non si candida. Insomma, ecco perché ho scelto Napoli, dice lui. De Magistris ha detto no alla vigilia del suo 53° compleanno. Il sindaco di Napoli scioglie la riserva sulla candidatura alla guida della regione Campania e chiude la porta. Ho deciso di non candidarmi a presidente della regione Campania, una scelta meditata difficile, nella quale ho messo da parte legittime ambizioni personali e anche una sfida politica molto interessante come quella di andare a guidare la nostra regione. Ma ho scelto Napoli, ancora una volta, una scelta d'amore, di cuore e di passione, ma anche di irrazionalità. Il momento è troppo difficile per lasciare la città nelle mani di un funzionario dello Stato senza che la legittimazione democratica delle elezioni, ha detto. Il primo maturando del liceo Umberto dice che è emozione tornare a scuola, un esame nuovo di zecca, senza prove scritte, ma con un solo colloquio orale. Non bastava il Covid-19 a rendere particolare la maturità 2020, per gli studenti si è aggiunta anche l'ansia per una prova sconosciuta in attesa fino a poche settimane fa. Ma l'emozione più grande per molti studenti è stata quella di rimettere piedi a scuola dopo oltre 3 mesi, cioè oltre i mesi. Come si dice, come lo racconta appunto Livio, il primo a sostenere la maturità di Liceo Umberto di Napoli. Tornare per un'ultima volta tra i banchi a riprendersi in parte ciò che l'emergenza ha sottratto. Notizie da Treviso e dal Veneto. Gli studenti di Treviso e la maturità 2020. Oggi va agli esami, appunto. Ecco, c'è un'intervista sulla tribuna a Francesca Marino, docente del Canove. Tra i consigli agli studenti è una riflessione appunto su questa strana maturità che sarà semplificata, ma assolutamente non più facile. Vittorio Veneto, indagine della Corte dei Conti sui premi a dirigenti comunali. De Bastiani e Balleana dicono si configura un danno erariale e nessuno ci informa. E l'assessore Posocco dice tutto a disposizione degli uffici, finirà in un nulla di fatto. Reparto anti-Covid e formazione sanitaria a Treviso, la regione sblocca quasi 10 milioni, si parte con l'iter nell'area ex Vetrelco, poi potenziamento di malattie infettive
per fronteggiare gli attacchi dei virus. Benazzi ha detto: stiamo investendo sulla preparazione. Badoer in lutto di Don Luigi Faganello, un sacerdote dell'accoglienza, aveva 94 anni ed era stato uno dei primi sacerdoti ad accogliere nella Marca i migranti arrivati dall'Albania negli anni 90. I funerali si svolgeranno giovedì 18 giugno alle ore 15. Entra nella scuola Imbrat, nella palestra, identificati gli autori del raid denunciato dai carabinieri, un sedicenne che il 28 aprile scorso, insieme ad un tredicenne della stessa zona, erano riusciti a penetrare all'interno della scuola primaria San Giorgio di Borgo di Padova. Bene, e adesso passiamo alle notizie dal Friuli Venezia Giulia, e prima diamo la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti da Udine. Giovedì 17 giugno 2020, questa mattina alle 8, presso il comune di Premariacco, vicino Cividale del Friuli, si è verificato un grave incidente tra uno scooter e un'auto. Il conducente dello scooter, un 17enne di Premariacco, ha avuto la peggio. Le sue condizioni inizialmente sono apparse subito gravi, tanto da richiedere l'intervento dell'elicottero sanitario. Per fortuna il ragazzo, grazie all'intervento dei sanitari, è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Santa Maria della Misericordia di Udine e le sue condizioni sono apparse meno preoccupanti. Illeso il conducente dell'auto, un residente di 47 anni di Cervignano del Friuli. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, e passiamo alla lettura delle altre notizie di oggi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Malore in vacanza, la trovano, scusatemi, senza vita. Una turista è morta nel suo appartamento per le ferie a Lignano, decesso in casa anche a San Dorligo. Due decessi in abitazione nella prima serata di ieri, intorno alle 20, a Bagnoli della Rosandra, in comune di San Dorligo della Valle. Una donna si è recata a visitare il fratello, trovandolo senza vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari con un'ambulanza e gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Muggia. Si tratta di una morte per cause naturali. Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, che ha rilasciato il nulla osta. Il corpo è stato affidato ai parenti per la celebrazione dei funerali. Scontro tra auto e scooter, gravissimo il Centauro. Incidente appunto stamattina in via del Collio a Premariacco. Grave incidente, come diceva anche la nostra corrispondente da Udine. C'è stato questo grave incidente intorno alle auto. Comunque ci sono gli accertamenti da parte del carabiniere, della radiomobile, della compagnia di Cividale e del Friuli, appunto, che sono intervenuti per i rilievi e la viabilità. Zecchino d'oro alle selezioni online dei solisti del Friuli Venezia Giulia. I piccoli cantanti friulani potranno inviare i propri video tramite una piattaforma dedicata dalla nostra regione. Dal 1959 a oggi hanno partecipato 11 bambini. Lo Zecchino d'oro giunge alla 63esima edizione e torna anche Zecchino d'oro Casting Tour alla ricerca dei solisti che interpreteranno le canzoni della prossima edizione della trasmissione. L'ultima interprete a rappresentare il Friuli fu Venezia Giulia, del Friuli Venezia Giulia è stata appunto Dania Lasciafari, 8 anni, di Cassacco, con il brano Il Rompigatto, in gara alla 58esima edizione nel 2015. In tutto sono 11 bambini della regione che dal 1959 a oggi hanno preso parte alla storica trasmissione. All'edizione 2020 si partecipa con una modalità tutta nuova e divertente per giocare in famiglia da casa tramite il sito www.zecchinodoro.org. Ferragosto speciale in Valcanale con il Festival Risonanze, protagonisti dal 13 al 23 agosto, i talenti di PES, Boscutti, Trorese, Gerolin, Sebastianutto, Torlontano e Pitocco. Sarà un Ferragosto speciale in Valcanale grazie alle note magiche che risuoneranno dalla foresta. È stato definito il programma dei concerti per l'edizione 2020 di Risonanze, il festival dedicato al legno che suona, organizzato dal comune di Malborghetto Valbruna in sinergia con la Fondazione Bonn e il circuito Carnia Armonia. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.